Grazie Presidente, parlo a chi è fuori da questo palazzo, a chi è in aula, a chi ci segue da casa, non a chi governa questa Unione Europea perché è complice, ipocrita, falso, incapace o ingenuo. Biascicate delle minacce del leader turco Erdogan. In questo momento gli stiamo dando 10 miliardi e mezzo di euro. Se avete un minimo di orgoglio e di dignità, sospendete il pagamento di questi miliardi di euro al regime turco. Non è possibile finanziare gente che viene a darci lezioni di democrazia in Europa, che dice che ci sono interi paesi in mano ai fascisti e ai razzisti, ma mi sembra normale. Fra un caffè e l'altro, fra un aperitivo e l'altro, potete sospendere questo fiume di denaro pubblico che dalle tasche degli italiani e degli europei va a finanziare il regime turco, sì o no? Se vi avanza tempo, sospendete anche i negoziati per l'adesione, che non avrebbero mai dovuto cominciare, perché la Turchia non è, non sarà e non sarà mai Europa, a meno che a qualcuno non convenga fare business da quelle parti. Sull'immigrazione non riuscite a combinare niente. Record di morti, record di sbarchi. L'euro è una moneta disastrosa, in 15 anni ha portato in Italia 4 milioni di poveri, record di disoccupazione e un debito pubblico che è aumentato di 800 miliardi di euro. Qualcuno vaneggia di togliere i dazi che proteggono le merci italiane e europee dalla concorrenza sleale cinese. O siete pagati da altri o siete matti. Avete rinnovato le sanzioni economiche contro la Russia, l'unica che ha avuto il coraggio di andare a mettere il piede in Siria per combattere il terrorismo islamico. Se dovessimo aspettare i governi europei o la Commissione europea per combattere l'ISIS, ci li avremmo qua seduti oggi col burka e con il mitra a darci lezione di democrazia, ma a voi evidentemente va bene così. Per quanto riguarda l'agricoltura, non una parola, non una parola. State inondando il mercato e le tavole europee, gli stomaci dei bambini europei di olio tunisino, arance marocchine, pomodori che arrivano da chissà dove, fusti che arrivano dalla Cina senza nessun tipo di controllo, riso dalla Cambogia, latte in polvere dall'Ucraina. Io pretendo che venga difeso il cibo, il mare e la terra che il buon Dio ha lasciato ai popoli europei prima che arrivasse questa commissione che sta devastando tutto. Chiudo, in questo momento ci sono migliaia di lavoratori italiani in piazza Roma contro la direttiva Bolkestein, una delle direttive che aiuta le multinazionali sulla pelle dei lavoratori, come la direttiva sulle banche, come le direttive sulla finanza e sul commercio. Voi siete la rovina del sogno europeo. Dovreste aver vergogna ad andare a Roma settimana prossima. Dovreste chiudervi in casa e chiedere perdono, perché il sogno europeo, che è il sogno mio, che è il sogno che voglio lasciare ai miei figli, da gente come voi è stato rovinato. Voi avete il sogno dei banchieri, dei finanzieri, dei lobbisti, dei massoni e delle multinazionali. Togliete le mani da questa Europa e lasciatela ai cittadini europei. Buon grappino, Presidente Juncker.